Ciao a tutti, oggi volevo registrarvi uno dei primi Mi preparo con voi o Get Ready With Me, fate un po' come volete, visto che mi sono già vestita, mi devo truccare, ho pensato perché non mi trucco insieme a voi, adesso mi trucco insieme a voi e insieme a un cane, non so, vedete, eccolo lì, che è disperato, cosa fa questo sempre? Nel frattempo proveremo altri, cioè proveremo prodotti nuovi. Iniziamo subito. Metto i capelli dietro. Volevo far vedere anche degli acquisti, così facciamo tutti e due insieme. Sono appena lavati, sono ribelli. Qui ho tutta la mia makeup collection, che è un cassetto praticamente. Qui la mia profumina, che adesso andrò a mettere. Poi iniziamo dalla base, con il Bio Primer. Intanto guardo l'orologio, che dovrei uscire verso le 5, sono le 3 e mezzo, faccio fare il video per truccarmi, cioè dovrei fare. Applichiamo il Bio Primer della Neve Cosmetics. Io l'avevo acquistato un po' di tempo fa su Bio Boutique La Rosa Canina. Mi sto truccando con lo schermino della telecamera, quindi non lo so. Telecamera, videocamera. Sorry. Ok, primer messo, mi sono già arrossata perché la pelle è un po' sensibile. Poi cosa facciamo? Sopracciglia, continuiamo la base, volevo coprire un po' di rossori, non per i pennelli, sono intelligente, coprendo i rossori con la palettina della L'Oreal Infallibile, che è tutta sporca, l'ho utilizzata, si vede. Volevo coprire un po' i rossori in giro per la faccia con quello verde. Mi serve uno specchio che ho qui. Vediamo se riesco con questo. Dalla videocamera non si vede dove ho i rossori. È un po' che ho deciso di utilizzare anche i, cioè un paio di fondotinta l'ho dovuto buttare perché sono scaduti, però il resto delle cose non sono scadute perché sono relativamente nuove, mai usate. I fondotinta erano aperti e usati, quasi finiti. Però, visto che c'erano dei prodottini totalmente nuovi, volevo farvi vedere come mi trucco io ultimamente, quali prodotti utilizzo. Adesso che sono tutta verde, volevo coprire le occhiaie con quello più aranciato, che è questo in mezzo. Se riesco, i correttori cremosini io tendo a utilizzarli con le dita perché è più semplice. Questi sono cremosini idratanti, quindi non avete problemi. Se volete usare la spugnetta, un pennello, questi sono molto grandi perché quelli intanto compatti sono troppo secchi, questi invece no. Ok, ho utilizzato la color correcting, come dicono tutte le beauty guru, molto molto fashion.
professori si vedono dove sono. Si notano sulle guance, sul mento, sulla fronte, c'ho anche i capelli davanti alla faccia. Poi volevo utilizzare un nuovo correttore che ho preso da Ipersoft, che è questo qui, Up to 12 ore Astra Long Lasting Concealer, correttore lunga tenuta. Io ho preso la 02 perché la 01 è troppo chiara, la 03 è troppo scura, e andiamo a coprire le mie correzioni con questo qui. Ne hanno parlato tutti benissimo, io cerco sempre di prendere correttori e fondotinta, tutto quello che riguarda make up, cosmesi, tutto naked test. Però se c'è un prodottino che mi piace 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 tanto, devo per forza no, però sono curiosa di provarlo. C'è un odoretto un po' alcolico, però non lo so. Ci mi trucco a festa. Bello, eh? Avevo una spugnetta, uso quella mia più vicina a me per sfumarlo. Ha l'odore un po' alcolico, però questo l'ho trovato da Ipersoft, che ha tutta la linea di Astra nuova, che ha tutte le beauty cure, è stata inviata questa nuova linea intera. I prezzi sono bassi, meglio bassi, per ora mi sta convincendo perché è lo solito tono della pelle. Sì, è un po' giallino, però non mi sembra malaccio, eh. Comunque dicevo che mi sto sforzando di utilizzare più volte i trucchi, perché il fidanzato si piace acqua e sapone, però vorrebbe anche che mi truccassi un po' di più, visto la mia mania per cosmetici e trucchi. Ne ho comprati altri e lui si lamenta, sti uomini si lamentano sempre. Telefono a parte, non so, in videocamera sembra giallina, però dallo specchio sembra più sfumato. No, sì. Come? Dove ho messo l'Astra Concealer? È già a suo posto. Poi andiamo a utilizzare il mio adorato Pure Light della Ipersoft, che vi ho fatto vedere in haul. Andiamo a utilizzare. Sto notando che sono del solito colore di l'angolo di Saidori. Ciao! Qui su YouTube l'angolo di Saidori. Lei si chiama Silvia. Vedo sempre i suoi video. Non riesco mai a prendere la dose giusta. Non voglio sporcarmi. Vediamo. Andiamo a sfumare. Sfuma. L'ho messo più da una parte che da un'altra, l'allevo. Ovviamente. Cioè, ne ho fatto un di 3 o 2, però l'ho fatto l'edizione natalizia di
due anni fa. Adesso che ho comprato nuovi trucchi, magari può interessare. Perché a me nessuno mi manda niente, perché ho un canale molto piccolino. Anzi, stiamo arrivando ai 50 iscritti, quindi tocca festeggiare. Sto cercando di sfumarlo, ma con i capelli in mezzo è un'agonia. Ce la posso fare? State sereni che potrò riuscire a farcela. Lallero. Poi vi faccio vedere anche l'outfit, che è molto carino. A me sembra sfumato. Avete visto con poche gocce? Mi sembra abbastanza sfumatino. Forse dovevo, dalla parte che ne ho messo meno. Sul naso che ho messo meno. Sì, con l'applicatore proprio a mo' di rullo. Io voglio sempre evitare l'effetto appiccicoso. Questo dà l'effetto un po' lucidino. Però se fissato con la cipria, male non fa. Comunque è un fondotinta che mi sta piacendo tanto. È stratificabile, potete fare copertura leggera, copertura media, copertura full face, copertura full, bella piena. Mi sta piacendo molto. Ho detto, io Rochelle la conosco da tanti anni, però gli anni che lo conoscevo io facevo solo pochi trucchi, più skin care, più profumi, bagno schiumi, piena emitta. Ecco fatto, abbiamo fatto la base ed andiamo a fissarla. Chiudiamo più light. Okay. Andiamo a fissare la base con un'altra fustina fatta da Marino, che la usiamo per ovvi motivi. No, mi si era rotta, si era rotto il packaging. La All About Matte, che ho cercato le recensioni e sono tutte recensioni positive, addirittura risulta vegana. Prova a prendere con una spugnetta. Si piglia? Sì. E vado a fare un po' di, a fissare il fondotinta. Mi sei mancata. Cioè, sia, allora, il primer costa intorno ai 8-9 euro. Se non mi sbaglio, io l'ho acquistato su Bio Boutique La Rosa Canina. Il correttore, la palettina di correttore da L'Oreal era in offerta sui 15 euro, quindi abbastanza raggiungibile. Correttore di Astra 4,90 euro, il Pure Light adesso in offerta 12,95 euro,
questa sui 3 euro e qualcosa, quindi tutto costo medio basso. Non ho mai provato con le spugnette a fare a fissare la base, invece mi piace. Però non porti via fondotinta. Sì, ci metterò tanto anni perché con il pennello ovviamente si fa prima, con la spugnetta è un po' più difficile, però credo di essere riuscita. Voi che dite? Metto forse un pochino di più contorno occhi perché è un po' fatto un po' distratti, magari meglio abbondare un pochino. Sembra mattificata. Sì, vi dicevo che risulta una cipria vegana. Vi ho detto i prezzi fino adesso. Sì, vi ho detto i prezzi. Ok. Risulta una cipria vegana. Quindi fateci un pensierino. Poi. Cosa ci manca? Ci manca il blush, il blush che io metterei con questo nuovo pennellino preso da Essence. No, non è questo. Guardate, ho preso più pennellini tra Essence e Mario No. Questo è preso adesso, devo mettermi questo, il fondotinta non l'ho usato, che è Make Up Buffer Brush, che è apposta per il trucco liquido, per i fondotinta liquidi. C'è un po' di tosso, il pennello l'ho preso. Poi ho preso questo da bronzer, molto carino, ci metterò il blush. E ho preso questo da glitter. Usare questo blushino che non trovo, eccolo qua, farò un casino con questo blush, quindi no, utilizziamo un altro, un pennino pericoloso da usare perché quello è un po' bello e faccio un casino, quindi utilizziamo questo qui. Mi aveva regalato l'anno scorso per il compleanno della Want to Go di Art Deco Contouring Palette. Usiamo questo blushino qui, lo volevo cercare, questo che è un po' pescatino, un po' carino. Di solito uso i rosati. Ecco fatto. Si vede? Credo di sì. Sono un piccolino.
Aiuto. Un look un po' boni mimpa. Ho preso il sole oggi, sono già rossa, vedi? Sono già colorita. Ma non la vedi che sono già colorita? Tu sei una mozzarella. Sì, perché appuntamento ogni anno. Ma non ci vai al mare. Ma sei così bianca. Se io vado al mare, divento più nera che non so cosa. Perché il carbone. Se vado al mare. Ma non ho tutto questo tempo di andare al mare. Blush messo, blush messo. Mettiamo a posto anche qui. Ho preso anche uno smaltino della Top Coat Gel Look di Essence. Vediamo come si comporterà. L'ultima cosa, ho preso il deodorante della Licio da Tigotà che dovrò utilizzare. Andiamo agli occhi e alle sopracciglia. Un quarto d'ora per fare la base. Sentite rumori molesti di mio papà? Guarda lo sport. Sì, casa mia. Sì, scusate. Casa mia tra mio fratello e mio papà per il calcio sono pazzi e mio papà è pazzo anche per il ciclismo. Quindi sentirete casino e mi dispiace. Comunque sono in tempo, ho fatto in un quarto d'ora la base. Sono molto happy. Devo riprendere che quanto mangiamo al sushi io e il fidanzato, non lo so se è d'accordo. Io l'ho proposto, mi ha detto sì, sì, va bene, riprendiamo. Però non lo so. Non so se lo farà. Cosa ne dite? Non la faccio bold come sempre, ma lo definisco un pochino. Il mio cane ronfa, se lo sentite. Ronfa molto, molto carino, se faccio vedere. Se non mi interesserà per prendere nota, guardatelo. Come dorme così? Mio amore. Il mio nuovo vestito. Ok, spero che mi vedete così. Comunque penso che le sopracciglia vadano bene. Anche occhi e bocca abbiamo finito. Capelli non so. Non so come metterli, non lo so. Poi primer degli occhi. Primer degli occhi, quello fatidico del furbillo che mi si è distrutto. Ho provato a raccattarlo. Eccolo qua. Ho provato a renderlo 2 cm. L'ho messo in una giarrettina, è rimasto questo. Di un tubetto, non ci ho fatto poco e niente. Un po' durino. È molto appiccicosino, molto arancione. Non lo so. Infatti gli ombretti non ci stanno molto. Quella di sotto a casa mia che fa casino, ma lasciate stare. Tutto oggi da sopra, sotto, casino. Certo, il mio cane va, però gli altri fanno altri casini. Quella di sopra puntualmente, non so, alle 6 di mattina, sposta i mobili. E dici, ma ci avrà gente, abito da sola. Quindi non lo so.
poi vado a recuperare i pennelli, perché sennò non posso fare un trucco. Non ho quindi ho comprato due cosine anche di abbigliamento, ve le faccio vedere dopo. Poi andiamo con la mia palettina preferita, che è questa qui, la paletta Nude Beige di L'Oreal, che io ho pagato 14,89 circa 29,90 era in offerta. Quando metto la rottamazione del make up mettono tutto in offerta, chissà come mai, si parla sempre di Tigotà. Andiamo a mettere, non voglio cercare, volevo usare questo colorino qui, in quella mobile, e quello più scuro in quella fissa. Quindi proviamo con questa in mano, proviamo con questi colori, solo che il primer è molto molto appiccicosino e non capisco perché non faccio scrivere gli ombretti sopra, perché è un primer, non colla per stucchi, non lo capisco, non so se tutti i primer devono fare così, però mi sa un po' di sola. Comunque il colore si vede, anche se c'è questo alone arancione orribile che odio, però se fa durare gli ombretti va bene. Infatti ne prendo un bel po' di prodotto per togliere sto, per togliere questo alone arancione del primer che fa un po' pena. Questo video durerà un'eternità, me ne rendo conto, mi dispiace, ma volevo fare un mi preparo con voi e lo faccio. Questo c'è sempre questo riflessino arancione orribile che non capisco. Comunque con l'altro pennellino prendiamo l'altro colore più scuro, andiamo nella piega dell'occhio, avanti indietro, avanti indietro, l'allego, è già da un po' di profondità, ce l'ho molto incavati gli occhi, più le palpebre cadenti, che vi dico, fa, devo tirare fuori questi occhietti, quindi tiriamo fuori gli occhietti. È un marrone molto blando, bambini che urlano, poi adesso finiscono anche le scuole, sarà un delirio qui, i bambini impazziti, li vedo la scuola da ogni dovere. What's going on? Andiamo a picchiettarlo, vediamo se... Io proverei anche con questo, che è un pochino più scuro. Vediamo se dà un po' di profondità in più. Mi sa di sì. Che ne dite? Sì.
And I say, hey, yeah. Hey, yeah. What's going on? Ho fatto un mix del marrone più chiaro e marrone più scuro. E l'ho messo nella piega. Spero mi sentiate perché c'è casino ovunque oggi. Ovviamente, quando io voglio fare un video c'è sempre casino, papà compresi. Ti servono per quelli che mettiamo un po' più scimmerino, vedere se copre questo orrore di primer che non vedo l'ora di finire. Infatti non ve lo consiglio quello da puro bio, comprato sperando fosse decente, invece no, no, non è decente. Che ne dite? Ho tirato fuori un po' la palpebra, anche se questo shimmerino va pressato molto, ma è poco scrivente. Vediamo con il marrone più scuro. Contornare l'occhio, sfumarlo. Ok, direi che ci siamo. Un po' di sfumatura. Direi che basta mascara e siamo a posto con gli occhi. Se mi rende così. Sì, perché sennò poi diventano due pugni negli occhi. Mi sembra il caso. Intensifico dall'angolo esterno. Questo è tutto quello che mi piace di più fare. Si è abbattuto l'eyeliner, che io ero eyeliner per sempre, eyeliner è la mia unica ragione per cui mi trucco, invece mi piace tanto anche così. Poi mettiamo a posto i pennelli, che sono, mi sporco tutto. Poi le mascara, che non trovo. Spazio da toccare. Ah, non trovo una mascara. Fa piacere. Tirate fuori la mascara. Eccolo qua. La mascara preferito è L'Oreal Paradise Aesthetic. Il mio mascara preferito. What's going on? Poi faccio degli ultimi acquisti. L'outfit. Dopo che finisco il trucco e poi vi lascio perché mi sono accollata anche abbastanza. Come dice mia gnappetta, mua. Notate la differenza? Io sì. C'è molta. Io ho ciglia lunghe, ma con questo ce n'è molta differenza.
capelli a parte. Capelli sporchi di mascara. Capelli ribelli, ma ci sta. Credo che vada bene così. Ok. Si vede l'effetto? Direi di sì. Vado a cercare il piegaciglia, piegaciglia. Dove sei andato? Eccolo qua. L'ho trovato. What's going on? Lo vedete? Ta-da! Sono piegate. Ok. Adesso labbra, intanto mi pulisco le mani. Le piani trucchi le mani. Pulisco con queste. Non so se l'avete mai provate, le salviette struccanti di equilibra la argana, io ci pulisco i pennelli perché non struccano. Pulisco i pennelli, mi pulisco quando mi trucco, non li comprerò mai più, anche se sono economiche, non mi sono piaciute per niente perché non struccano il make up dal viso. Devo fare promossi e bocciati, non l'ho mai fatto. Perché ne parlo quando ci sono i prodotti finiti, se sono buoni oppure no. Dovrei fare un po' promossi bocciati. Come rossetto andiamo a mettere il L'Oreal Lip Paint Matte, colorazione 210 Dead Lips, se lo vedete. Andiamo a mettere questo, sono anche in orario. Sono solo le 4. Alle 5 meno 5 dovrei uscire. Sono perfettamente in orario. Sono molto felice. E quando mi trucco è un dramma, sono in orario. Questo lì. Mi piace tantissimo. Faccio vedere anche tubetto labbra. In telecamera viene più aranciato, ma mi assicuro che è un marroncino. Molto carino. Poi andiamo di spray fissante, visto che il make up è finito. Faccio vedere. Sì, no. Non si vede molto il blush, ma ce n'è parecchio. Queste sono le labbra, gli occhi. Andiamo di nebbia fissante di Neve Cosmetics nel nuovo packaging. Voilà. Fissato il trucco. Un piccolo trick di Cherry Pandemonium, ventaglio. Andiamo a asciugare il fissante. Bellero, bellero, bellero. Lo
fatto vedere anche l'outfit. Voilà. Asciutto. Piccolo controllo. Il blush è molto blando, non so se riesco a rinforzarlo, non credo. Vabbè, quindi sto questo. Ho perso un po' di colore. Così un po' più, sono un po' più viva. Ok, adesso vi faccio vedere gli acquisti, faccio vedere il look e vi lascio. Allora, gli acquisti. Il cane si sveglia perché cammina con i tacchi. Allora, ricapitolando, da Essence ho preso la All About Matte, questa qui, Essence, da Mario No ho preso l'All About Matte e questo pennellino qui per i glitter, che è fatto tipo ferro da stiro per i glitter. E questo da Bronzer Brush, questi l'ho preso da Mario No, sapete che i prezzi di Essence sono relativamente bassi, tra i 2 e 3 euro l'uno. Poi da e ancora è viva. Da Essence, nello stand dentro il VS, ho preso questo qui, Make Up Buffer Brush, e il Top Coat 3D, tutto sui 2-3 euro l'uno, sono veramente massimo intorno ai 4 euro, dai 2 ai 4, facciamo così, tutto è un All Essence. Quando ero ragazzina ci andavo pazza, poi ho scoperto che c'era un inci pessimo, non me li potevo mettere, però vabbè, i pennelli li posso prendere, la cipa la posso prendere, questi li posso prendere, quindi mi accontento di quello, anche se mi piaceva da morire il loro fondotinta, però vabbè. Poi ho preso questo deodorante della Alice da Tigotà, che adesso vado a mettere, e ho preso da Zara, sì, da Zara a 7,95 questa maglietta qui, se la vedete che ha le maniche un po' larghe a sbuffo, nera, abbastanza lunga, pagata 7,95, le maniche hanno gli interni bianchi, se posso mettere a posto. E da Pinky ho preso questa gonna con l'elastico così, nera, lunga, che è lunghissima fino ai piedi e ha uno spacco a metà gamba, pagata 12,99, però avevo lo sconto perché ho la tessera Pinky, mi ha fatto uno sconto di quasi 9,30, non ricordo.
faccio vedere l'outfit, poi vi abbandono. Come farlo vedere? Ci provo. Vediamo se riuscite a vederlo. Forse da lontano si vede, no? Vediamo se così vedete questo vestito qui di Zara, che arriva fino al ginocchio. Queste sono le scarpine che ho abbinato, che ho preso da Pinky, collana, arriva fino a, sopra il ginocchio. Questa è la parte fianchi gamba, e sulla particolarità è le maniche un po' a pipistrellino. Hopla. Fatto tutto, metterò con la giacca di pelle la borsa bolletto, sto a posto. Vi ho fatto vedere tutto, finisco di prepararmi e poi devo uscire. Spero che il video vi sia piaciuto. Se c'è qualcosa che volete chiedermi, commentate, fatemi sapere con un commentino. Io vi saluto, mando un grande bacio. Seguitemi anche su Facebook, su Instagram, io vi lascio nell'end card tutti i miei contatti, seguitemi anche lì, sono molto attiva e reattiva. Sono attiva anche su YouTube, ma sono molto attiva anche lì. Iscrivetevi al canale, mettete un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!